Buongiorno a tutti, buongiorno a Stefano Gianti sui squat Buongiorno dalle Claudio, buongiorno a tutti. parti di. Siamo tornati alla base a Gland, nel nostro quartiere generale svizzero. Va bene, senti, ovvio parlare del calo, crollo, tempesta sui mercati azionari. Tutti a dire non può salire sempre e comunque, e poi quando arriva il crollo, tutti dice: ah, ma perché? In qualche modo era scritto, o no? Sì, il problema è che fa sempre un po' questo movimento forte quando le borse scendono. Adesso era davvero da parecchio tempo che non c'era una volatilità così forte. Tra l'altro, proprio ieri il VIX, l'indice della volatilità, è salito del 115%, una cosa di fatto mai successa. Neanche nel 2008, in una sola giornata, ha avuto un'estensione così forte. Siamo tornati in area 50 addirittura, mentre da anni si muovevamo in area 12, quindi c'è stato un 400% dell'indice di volatilità, che di fatto è l'indice della paura. 2 giorni fa le borse sono scese, probabilmente non si sa il motivo vero, probabilmente qualche grande fondo ha liquidato posizioni molto marcate. Si dà anche la colpa agli algoritmi, però quello che dico io è che gli algoritmi fanno quello che l'uomo li ha programmati a fare, quindi alla fine è sempre di attività umana si tratta, non si può sempre dare la colpa alle Sì, macchine, no, ci mancherebbe i resta il mercati, fatto sono che la sempre alle macchina macchine. per certi versi è stupida. Sì, però sostituisce il ruolo dell'uomo, nel senso Sì, anche l'uomo magari a volte che si può non è sbagliare a troppo fare un ordine intelligente. troppo grosso, Senti, il computer anche si può sbagliare, ci mancherebbe. immagino che poi questa cosa abbia, come dire, anche per i trader non è stato facile, perché quando c'è volatilità va bene, quando ce n'è troppa, poi fare errori, non è Sì, c'è il difficile. vantaggio che c'è stata comunque molta direzionalità, quindi non ci sono stati movimenti assolutamente casuali, diciamo, ma c'è stata una direzionalità ben marcata, quindi i trader, o meglio quelli più veloci, più attenti, sono contenti quando ci sono questi momenti. Però attenzione, perché poi da martedì, da ieri, qualcosa è cambiato, il Dow Jones ha recuperato buona parte del terreno perso e volevo evidenziare che comunque siamo tornati anche a qualche anno fa, quando le notizie buone sono diventate un male per i mercati, perché alla fine tutto è partito per le ottime notizie che sono arrivate dallo stato occupazionale dei lavoratori statunitensi venerdì. In pratica, si è presa la possibile, risalita dell'inflazione come un buon motivo per scappare via dai mercati. E cosa è successo sul Forex nel frattempo? Sì, volevo finire il discorso, nel senso che quello che dicevi tu è assolutamente corretto, ma non solo alla ripresa dell'inflazione, finalmente c'è anche una buona ripresa dei salari, e questo che ha spaventato gli operatori, perché una buona ripresa dei salari vuol dire che l'economia di fatto va bene, vuol dire che il nuovo presidente, nuovo chairman della Federal Reserve, Powell, potrebbe addirittura procedere con 4 aumenti dei tassi invece che i 3 previsti. Per questo motivo, a fine anno potremo avere un differenziale tra Stati Uniti ed Europa al 2,50%, questo fa capire che sulla Banca Centrale Europea ci sarà più pressione, anche per questo motivo c'è stato lunedì un sell-off Quindi sul i bancario lavoratori in italiano. qualche modo riceveranno dei vantaggi da questa crescita poderosa, come dire, più ricchi col braccialetto, se posso fare una battutaccia. Voi a sui squat vi mettono il braccialetto, no? Come Ah ad no, no, qua Amazon. per fortuna no, c'è uno stato di libertà Ok. davvero, davvero Che molto poi ovviamente il tenero. braccialetto richiama, come dire, la libertà vigilata del detenuto. Va bene, allora, Per Svizzera al massimo si insiste di più sugli orologi che sul ho braccialetto. capito. Ah, già, è vero, come benefit annuale Mi ha appena orologi. postura Orologi dell'orologio. come benefit annuale. Senti, quindi sulle valute? Ah, Valute no, c'è ti fermo io stata stavolta. una Sui buona spot inversione di tendenza tour. del Ho dollaro, nel visto, senso che il dollaro sul scusa, sell-off sull'azionario si è dimostrato ti fermo, mi ulteriormente. senti? Sui spot tour, Ah sì, prima di la dire frase c'è stata qualche. euro-dollaro. Perché ho visto la Ok. scritta lì dietro e mi è venuto in mente. Quando inizia? Quando partite? Sul tour, Sì, sì. dicevi, perché forse. Sullo Ok, Swiss scusa, sì, Quote per. Tour. Il nostro tour parte a brevissimo, tra l'altro saremo proprio a Trieste, quindi partiamo dal nord-est. Trieste e Verona il 22 febbraio e Verona il giorno successivo il 23 febbraio. Non saremo all'Arena, ma saremo in alberghi sempre al centro, facilmente raggiungibili. I seminari durano dalle 10 alle 16:30.
e si parla soltanto di operatività, addirittura avremo un gestore professionale che da 3 anni abbondanti utilizza queste strategie che andrà a spiegare sui mercati quotidianamente, quindi porteremo proprio operatività Per e risultati iscriversi. assolutamente dimostrati. Per iscriversi si va su swissquote.it, che è il nostro sito, e si va nella sezione dedicata proprio ai corsi. Ok, ci si iscrive D'accordo. e si riferisce immediatamente poi il tutto con anche l'indirizzo degli alberghi per Va partecipare, che bene. sono sempre Va in bene, piena scelta. euro-dollaro, il Forex in questi giorni. Ah sì, stavo dicendo questo, nel senso che il dollaro nel sell-off generalizzato sull'azionario e anche sull'obbligazionario si è dimostrato ancora una volta un bene rifugio. Questo non accadeva da diverso tempo, quindi è stato bello rivederlo. Dopo il forte deprezzamento, addirittura euro dollaro 1,25, dollaro index in area 86, c'è stata una forte inversione di tendenza che ha fatto guadagnare circa 200 punti base al biglietto verde nei confronti dell'euro in 2 sedute soltanto, quindi il movimento è stato assolutamente marcato. Potrebbe essere finito questo momento ribassista dell'euro-dollaro? La mia risposta è tendenzialmente sì, soprattutto se lo Standard & Poor's si riprenderà, potremmo rivedere acquisti di euro in particolare. Attenzione perché tra un mese ci sono le elezioni italiane, mi piace un po' paragonare quello che era successo con Macron, quando è stato eletto Macron presidente in Francia, l'euro-dollaro era 1,08, siamo ora a 1,20. Se succede la stessa cosa in Italia si va a 1,44. Ma qui, L'Italia no, ma non avremo un uomo nuovo qui non come ha avuto abbiamo la Francia. Macron nel bene o nel male. Non abbiamo neanche Non Micron, abbiamo neanche probabilmente. Il Macron. problema è che sì, il problema della politica italiana è la stessa, nel senso in Francia almeno c'è stata questa grande svolta con il partito En Marche e poi soprattutto vantaggi e svantaggi di ogni cosa, nel senso con il sistema di voto che hanno avuto in Francia, con un banale 3% di preferenze in più nella prima tornata elettorale. Ora Macron e il suo partito En Marche gode di un numero notevole di seggi in Parlamento. In Italia ovviamente non ci sarà questa Italia abbiamo la situazione. Ci palude. sarà un... Noi abbiamo... Vabbè, per carità, io non mi piace essere pessimista, spero che tutto andrà bene. L'Italia sta anche attraversando un momento particolare, anche sull'azionario, non solo a livello economico dove la ripresa esiste, ma non è assolutamente un boom, però sull'azionario nel Com 2017 è comunque stato fatto adesso davvero bene, ma soprattutto ci sul hanno contingente. promesso riforme che si aggirano intorno ai 150-200 miliardi, quindi saremo tutti più ricchi e in Italia sarà 3 volte Natale. Dico, Sì, adesso va vabbè, in bene, campagna no, elettorale alcune cose si no, devono fermiamoci dire, qui, per sennò poi carità. finiamo a parlare di Sanremo. Se... No, no, ma infatti, noi tra l'altro nel nostro trading tour, ieri ho fatto una battuta che saremo anche a Sanremo il mese prossimo, quindi facciamo finire il festival e poi ci andiamo. Va bene, senti, ultimissima battuta, loro che insomma ho notato nelle scorse settimane piaceva, no? Per cui... Loro piaceva, però anche esso ha subito il forte apprezzamento del biglietto verde negli ultimi giorni. In particolare la situazione tecnica su loro è estremamente interessante perché ci eravamo già confrontati un paio di settimane fa su questo argomento. È arrivata la resistenza prevista, il raggiungimento della resistenza prevista di 1360, che era il massimo di settembre, e da lì siamo scesi. Ora siamo però, attenzione, su un supporto davvero importante, quello di area 1320, e mi ricollego a quello che dicevo prima, nel senso che se le borse ora ritracciano verso l'alto l'euro-dollaro, di conseguenza si apprezzerà, anche l'oro farà un momento di questo tipo, quindi da 1320 potremo tornare all'attacco di nuovo di 1360. Questo è uno spunto tecnico davvero molto Va bene, interessante. allora grazie Stefano Gianti dalla Svizzera. Sui Squat Tour, lo ripeto, potete iscrivervi e per Trieste, Padova, la data? Trieste e Trieste, Verona. Verona. Trieste e Verona il 22 e 23 febbraio, quindi tra 2 settimane di giovedì e venerdì saremo molto Va operativi, bene. quindi su swissquote.it si trovano tutte le informazioni, diversamente 800 148 261 è il E quindi numero del in nostro sintesi ufficio. Londini. estrema, come dire, l'euro-dollaro ha smesso di insomma, l'euro ha smesso di, il dollaro ha smesso di apprezzarsi e le borse in qualche modo, cioè si sta rientrando nella normalità, tra virgolette, per quanto voglia. E sta entrando, sì, in quello che nelle ultime settimane è stata la normalità. Tra l'altro l'euro-dollaro è salito molto, davvero molto da gennaio, da 1,16 siamo a 1,24, quindi questo
se questo trend continuerà, potrebbe mettere ulteriormente più pressione alla Banca Centrale Europea nel Ho letto secondo che il trimestre. deficit. Quindi la fine del mandato, l'ultimo anno del mandato di Draghi, gli ultimi 18 mesi non saranno L'altro facili. c'è il dato sulla bilancia commerciale americana che è peggiorata, mi sembra, del 12%, quindi c'è anche una giustificazione fondamentale, insomma, a quanto succede sul dollaro. Va bene, allora grazie di nuovo Stefano Gianti, alla prossima. Ciao, buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti.